Salve. Allora, occupiamoci questa volta di un problema che hanno questi tipi di carburatore che si trovano sulle GS 150. La GS 150 è una bellissima Vespa, ma ha due punti deboli. Uno è l'accensione, che è, diciamo, dipendente dallo stato della batteria e dalla ricarica del volano sulla batteria, che non è certo eccezionale. E la seconda è la carburazione. Allora, mi sono trovato con l'inconveniente che in una Vespa che sto aggiustando qui, che sto restaurando, che il carburatore revisionato non funzionava, non andava, la Vespa non partiva. Allora ho cominciato a guardare, ho fatto alcune prove e mi sono accorto che il problema sta in questo reparto qui. Praticamente il galleggiante della vaschetta dovrebbe stare in posizione quasi perpendicolare alla Vespa, purtroppo per motivi magari di geometria del carburatore e quant'altro, il canale, che è questo qui, dove la benzina pesca per arrivare al diffusore, non riesce, insomma, la miscela a percorrere questo canale e non arriva fino a qui. Cosa succede quindi? Non arrivando la benzina, in pratica la Vespa non parte. Io ho provato anche a cercare di inclinare, di tenere più dritto impossibile il carburatore, ma la Vespa è proprio fatta in una maniera per cui più di tanto non si drizza. Quindi, su suggerimento del carburaturista, ho fatto una modifica alla stira del galleggiante, la sua tacca originale e più su un'altra tacca da 2 mm, si vede qui, eccola lì. Vedete? Ho fatto con un seghetto una piccola tacca 2 mm più su di quella originale, in modo che così il galleggiante abbia più corsa e riesca a riempire di più la vaschetta. Con questo sistema dovremo aver risolto il problema e dopo faremo una prova. Ok, adesso facciamo la prova e vediamo se funziona. Giriamo la manetta del carburante, giriamo anche la leva d'accensione. Adesso abbiamo risolto il problema.